Siamo con Ben Cardino, direttore tecnico dell'Imperia. Ben Cardino, come sta andando la campagna acquisti? Manca ancora qualcosa? Ma onestamente ci siamo mossi prima e bene, secondo me. Poi logicamente c'è ancora qualcosa da vedere, però ormai diciamo che 10 undicesimi della squadra ci siamo ben messi. Mister Lupo ha detto che l'ossatura è buona, ma forse manca ancora qualcosa. Sapevamo, ci manca, stiamo guardando questi attaccanti, ne abbiamo due in prova, abbiamo un terzino sinistro in prova, però dai, in linea di massimo quando sei in questo periodo che c'hai già 9-10 undicesimi di giocatori importanti già sicuri è già un qualcosa di importante. L'obiettivo è vincere il campionato, mi sembra che non vi nascondete. Beh, questo è risaputo, ci chiamiamo Imperia, è giusto avere delle credenziali e avere la voglia anche di fare un qualcosa. La società ha fatto quello che poteva fare. Sicuramente abbiamo fatto 99 e non lasciamo, vorremmo fare il 100%. E poi sarà il campo a decidere se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Perciò poi è sempre il campo che decide queste cose qua. Noi, torno a ripetere, come società, come staff tecnico, ci siamo mossi bene, prendendo giocatori abituati a vincere, abituati a fare campionati importanti, perciò dai. E poi nel calcio purtroppo c'è l'imponderabile, allora quel punto lì se abbiamo la sfiga, la sfortuna che si fa male qualcuno di importante, è logico che poi ti cambia tutta una stagione, però dai, dobbiamo essere ottimisti e credere in quello che abbiamo fatto. Secondo me abbiamo fatto molto molto bene. Quali sono le prossime tappe della preparazione? Adesso abbiamo, non so se quella amichevole col Vado si riesce a fare, perché loro hanno la Coppa Italia, c'è un amichevole in programma, però se non c'è non fa niente, andremo giovedì, faremo di nuovo un amichevole fra di noi al Ciccione e poi abbiamo la Coppa Italia, inizia la Coppa Italia, perciò dai, e abbiamo un amichevole infrasettimanale con l'Andorra, poi intanto si gioca ogni domenica, ci sarà la Coppa Italia fino al campionato, perciò dai, ormai dobbiamo metterci in testa di cominciare a pensare di avere i 90 minuti nelle gambe per arrivare al campionato all'80-90% pronti. Grazie. Grazie a voi.